Ciao, sono Michela Cesarini di Discover Rimini. Oggi siamo in un luogo magico e prestigioso per la città. Siamo all'interno del teatro Amintore Galli, riaperto nell'ottobre del 2018 dopo ben 75 anni di chiusura. Il teatro era stato pesantemente bombardato nel dicembre del 1943 e poi successivamente la guerra, le chiusure, l'incuria hanno fatto sì che questo teatro piano piano perdesse buona parte della sua meravigliosa architettura. Finalmente, dopo un travaglio piuttosto consistente anche all'interno dell'opinione pubblica, si è arrivato negli ultimi anni a una ricostruzione filologica come era dovera, quindi ripartendo dai disegni realizzati nel lontano 1843 da Luigi Poletti. Luigi Poletti si è occupato di tutti gli aspetti della progettazione del teatro, ovviamente la parte architettonica, che è formata da tre parti, il foyer, la sala teatrale e il palcoscenico, ma ha puntato la sua attenzione anche nel disegno dei vari decori della sala teatrale. Luigi Poletti era un importante architetto, potremmo dire archistar dell'Ottocento, era nato a Modena nel 1790 e soprattutto lavorava nello Stato Pontificio. Rimini non è che non ha mai avuto un teatro fino all'Ottocento, un teatro c'era, era all'interno del Palazzo dell'Arengo ed era un teatro ligneo che proprio per motivi di sicurezza, come diciamo anche oggi, è stato chiuso, smontato nel 1838 e si è aperto in seno alla città un dibattito molto forte che ha coinvolto varie anime della città, la borghesia piuttosto che l'aristocrazia, per realizzare un teatro, visto che tutte le città importanti della legazione pontificia avevano un teatro comunale che rappresentava anche l'espressione della collettività, era un luogo anche dove si poteva mostrare come si era, le proprie ricchezze, le toilette per quanto riguarda le signore, e magari anche interessandosi poco a quello che era invece lo spettacolo. E venne demolito un edificio preesistente, che stava nel luogo dove ora c'è il teatro che chiamiamo Galli. Questo edificio era l'edificio dei Forni, un edificio realizzato nel Settecento quando c'erano diverse carestie purtroppo e doveva servire a calmierare il prezzo del pane. I disegni originali di Poletti fanno parte del fondo Luigi Poletti e la biblioteca di Modena, appunto della sua città natale. Ed è proprio da questi disegni che poi sono stati sviluppati tutto il progetto che vediamo noi oggi. È stato un lavoro molto lungo, ma realizzato con grandissima cura, quindi quello che vediamo ora, i palchi decorati da elementi tipici dell'Ottocento, come possono essere le rosette, i mascheroni, interpretate proprio tutte nei minimi dettagli dal Poletti, che si è occupato di progettare l'aspetto statico, l'aspetto diciamo architettonico legato alla statica, ma anche quello del palcoscenico, quindi tutto il discorso dell'acustica, fino anche ai più piccoli dettagli della decorazione dei palchi. A proposito di questo, il teatro che noi oggi chiamiamo Galli, ma che appunto era intitolato a Vittorio Emanuele, così era il nome dato nel 1859, è un teatro che voleva, come dire, fare riferimento anche ai monumenti importanti della città, che hanno soprattutto un'impostazione classica. Lo stile di questo teatro è neoclassico. Monumenti come l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio, che possiamo, come dire, rievocare guardando le arcate, che troviamo ad esempio nella parte bassa, nel primo ordine dei palchi. In realtà queste arcate, che si poggiano su pilastri fanno riferimento all'altro importantissimo monumento riminese che è il Tempio Malatestiano, un monumento rinascimentale che quindi guardava anch'esso alla grandezza dell'architettura romana. A proposito proprio dei palchi, Luigi Poletti ha voluto fare un'architettura straordinaria di grandissime dimensioni e ha addirittura sacrificato un ordine di palchi, perché qui sono tre ordini di palchi più il loggione, normalmente sono quattro più il loggione. Se andiamo ad analizzare i dettagli, vediamo che al di sopra dei pilastri, i due ordini di palchi superiori, quindi secondo e il terzo, sono inclusi da delle colonne di ordine gigante, che vuol dire che si sviluppano su due altezze, su due ordini,
e questi capitelli sono di ordine corinzio e hanno una decorazione molto particolare. Generalmente l'ordine corinzio, senza entrare troppo nel dettaglio, presenta al di sopra delle foglie di acanto un fiore, invece in questo caso ci sono dei volti maschili con i baffi molto particolari. Sempre in merito alla decorazione, non possiamo non citare il grifone, che è stato scelto quale simbolo proprio del teatro, ora come dire il logo del Teatro Galli, riaperto nel 2018. Bene, questo grifone è stato pensato da Luigi Poletti sia nelle decorazioni degli interni, adesso lo vediamo dorato, ma anche in esterno, nel frontone che corona l'edificio, sono presenti degli acroteri, così si chiamano, cioè delle decorazioni col grifone. Che cos'è il grifone? Il grifone è un animale mitologico, trainava il carro di Apollo, quindi siamo all'interno dell'argomento legato alla musica, alla poesia, del resto il teatro è proprio un luogo per questo tipo di spettacoli. E il grifone è l'insieme dei due animali più importanti di due sfere diverse, cioè un'aquila, la regina dei cieli, e il corpo di un leone, e quindi il re degli animali terrestri, ed è legato appunto ad Apollo. Infatti proprio l'ultima parte del timpano presenta una lira, e la lira è lo strumento musicale legato ad Apollo. Il teatro, che ora chiamiamo Galli, intitolato a Vittorio Emanuele nel 1859, era stato inaugurato 2 anni prima, precisamente il 16 agosto del 1857, alla presenza del maestro Giuseppe Verdi con l'Aroldo, un'opera che Giuseppe Verdi scrisse proprio qui a Rimini, nell'estate di quell'anno, il 1857. Giuseppe Verdi dimorava all'albergo Aquila d'Oro, ora è il palazzo dove ha sede l'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, proprio a fianco del Fulgore, e infatti guarda caso quella via si chiama Giuseppe Verdi. Nel 1913 fu scritto da Girolamo Bottoni un testo proprio dedicato a Giuseppe Verdi e a quella magica serata. Vi leggo alcuni stralci. E venne la sera del 16 agosto, prima dell'Aroldo. Rimini rigurgitava di forestieri, immensa era l'aspettativa. Ritratti di Verdi erano appesi alle vetrine dei negozi, ai muri, alle finestre, dovunque. Ma l'amor proprio dei riminesi era pago. Verdi, la più fulgente gloria italiana nell'arte musicale, aveva degnamente inaugurato il teatro costruito, arie, civium, ingegno, Aloisi Poletti. Qui siamo esattamente al di sopra dell'ingresso, nella parte che viene definita il foyer, al di sopra della sala delle colonne. Questa sala prende il nome da un benefattore che nel 1928 destinò dei denari per poter completare questa parte del teatro. Infatti era rimasta allo stato grezzo e nel 1928 si occupò della progettazione Gaspare Rastelli, un architetto riminese che partì dallo stile neoclassico di Poletti per poi realizzare un lavoro tutto suo. Il Teatro Galli è un edificio realizzato nel 1843 nel cuore della città, si affaccia su Piazza Cavour, ma è in un luogo importantissimo anche dal punto di vista proprio urbanistico. Siamo in prossimità del muro di cinta della città romana e l'occasione di scavare una torre scenica molto profonda ha fatto sì che siano stati realizzati degli scavi archeologici che hanno permesso di arrivare ad un livello di conoscenza della città di Ariminum davvero straordinaria. Oltre a questi sono emersi vari livelli della città romana, quindi la fase repubblicana, la fase imperiale e anche la fase tardo-antica, di cui rimangono dei resti di un'aula absidata. In particolare alle mie spalle vedete un bellissimo mosaico, un mosaico pavimentale, dove è possibile scorgere un cantaros, un vaso che veniva utilizzato nei banchetti, e quindi ci dà anche la collocazione all'interno della Domus. Entrando all'interno del Teatro Galli non è possibile soltanto assistere a uno spettacolo teatrale, se c'è la prosa o anche addirittura l'opera, ma è possibile visitare soltanto questa parte storica che è collegata al Museo della Città.